partita la finale, alle rimaschi 5.000 punti, identico il criterio di assegnazione dei punteggi, identico il criterio di svolgimento gara, quindi 12 generi suona della campana, vediamo tra breve peraltro, e dalle 11 cominceremo ad assegnare punti. Questa è la gara più importante, quella che assegna il titolo di campione regionale per questi 22 atleti che abbiamo visto transitare davanti a noi pochi istanti fa e che in modo molto molto compatto stanno procedendo sulla linea del rapporto con il traguardo. Quindi affronteremo la curva, per non c'è la che è partita proprio poco prima dell'accesso in curva, che il gruppo si sta allungando per affrontare la tratta, il tratto di percorso curvato per poi tagliare il traguardo e conquistare primi punti. Guadagno 3 punti, concorrente numero 338, Balini Emanuele. E guadagno 2 punti, concorrenti 225 e numero 19, 225 per Emanuele, la munizione per lui, il concorrente numero 19, Mascazzini Tommaso. Ha guadagnato due punti su questo passaggio, il concorrente 292, Mulai ha vinto due punti, un punto ha guadagnato il concorrente 262, 263 punti d'aria, vinto da lui. Questo dopo aver superato il traguardo del 10. Tra breve saremo a meno 9 dal termine. Traguardo fotocopia di quello precedente, quindi due punti ancora al concorrente 292 Mulerdi nel 2-4 e un punto se lo riconquista il concorrente 262 da Nico Dani di Salvedo. È collegato con Giannello! Tanto di testa che sta procedendo con Cesebra Nino, con una buona intesa, ma è talonato da vicino tra due altri. Ha guadagnato due punti questa volta, il concorrente 262 tagliente Davide di Sale, 44 punti conquistati, un punto l'ha conquistato il concorrente 292 Mulerdi. E 3-8! Manu, complemento! Fuga che si faranno, si ha portato punti, i due atleti che abbiamo un giorno di precedenza, ma che sono stati riassorbiti e pian piano stanno per essere riagguantati dall'intero gruppo. Ma vediamolo su questo passaggio, quello numero 7. Ha guadagnato due punti, concorrente 507, Merra Fabrizio, ne ha guadagnato uno, il concorrente 200, che è Mulerdi, che aveva vinto sale a 4-6, quindi stanno cambiando un po' le situazioni. Alla gara perché è stato questo assorbimento di questo tentativo di fuga, ce n'è un altro adesso che si sta sviluppando, che sta per essere riassorbito prontamente però da tutti gli altri atleti di gara. Attenzione, siamo al meno 6 dal termine. Guadagna due punti il concorrente numero 39 Gagliasso Damiano e guadagna uno il concorrente 279. Vediamo che ci sono degli alunni che hanno esito positivo perché affronteranno nel prossimo passaggio di 0-5 in termine atleti separati. Concorrente numero 113, il concorrente 113 si ricaduto sui primi dai, e
4 dalla conclusione. E anche qui c'è la punti la gran. Peraltro si sta presentando alquanto incerta, perché ci sono alternanze continue alla fine della gara e alla punti 3 punti. Vai Nino! Prende punti il concorrente 338. Valide Emanuele, ne aveva già due al sottino, sarà 4. Stai zia, stai zia! Vediamo chi concluderà questi prossimi punti a passaggio del tre. Ha guadagnato dei punti, concorrente 292, Muller Arbitti da 7 passa a 9, rinforzando in modo ulteriore la sua... Volata per i punti in bagno. Guadagna due punti il concorrente numero 113. Il concorrente 113 ha guadagnato due punti. Quota 3 punti conquistati. Ultimi punti davanti su questo passaggio, che è quello di meno 1. Vediamo chi li conquista. Guadagna 2 punti, concorrente 283. E vedi Alessandro Antonio della Ultima, che è quota 3 punti conquistati. Davide, Davide e Emanuele, 3 punti per Gianna Fabrizio, per Giovanni Alessandro, 1 punto per Desana, Gabriele, 2 punti per Cagliato Romano, Damiano, quindi davvero la possibilità con l'ultimo giro di conquistare punti pesanti, punti importanti per migliorare la propria classifica finale. Gara che è ancora in svolgimento, vediamo ancora degli atleti in quel percorso.